Stasera ci troviamo a Marina di Cicerone. Questo è uno dei beni confiscati a Cipriano Chianese e che l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati ha affidato al Comune di Fornia. Perché ci troviamo qui? Per chiedere proprio da questo posto, a gran voce per l'ennesima volta, la convocazione della Commissione Consiliare Speciale Beni Confiscati. Questa commissione, istituita nel novembre 2021, non si è mai insediata, non è stata mai convocata. Eppure di motivi per convocare questa commissione, che vede come presidente la consigliera comunale in quota Fratelli d'Italia, Renata Ranucci, ce ne sono. E ce ne sono stati diversi in questi 17 mesi dall'insediamento del sindaco Taddeo. Iniziamo dall'ultimo motivo. Il 20 febbraio scorso la giunta comunale delibera per partecipare a un avviso pubblico e ottenere dei fondi da investire sui beni confiscati. La richiesta è di circa 70.000 euro, cioè un computo metrico, per partecipare appunto a questo bando. Eppure quel computo metrico, quella richiesta, la Presidente Renata Ranucci non ha pensato minimamente di far partecipe l'intera Commissione, che è nata proprio per questo scopo, no? Vedere cosa si andava a richiedere da parte della Giunta, e noi ovviamente l'abbiamo letto sull'albo pretorio. Quindi non è stata convocata la Commissione, non è stato reso partecipe nessun consigliere di minoranza e si continua quindi a non convocare la commissione. Tempo fa, al circa 6 mesi fa, chiedemmo a gran voce la convocazione di questa commissione per chiedere appunto che cosa si stava facendo con le case confiscate alla famiglia Bardellino, perché dal 2021 alcuni di quegli appartamenti confiscati sono stati affidati in comodato d'uso gratuito alla Guardia di Finanza. Ad oggi non sappiamo se la Guardia di Finanza ne ha preso possesso, non sappiamo se sta facendo delle attività, eppure su quegli appartamenti sono stati utilizzati un bando vinto dalla precedente amministrazione nel 2019 circa 65.000 euro proprio per mettere a posto uno di quegli appartamenti, che poi è stato dato appunto in comodato d'uso gratuito. Allora noi chiediamo: ma come mai si è così restii a convocare questa commissione? Perché ad oggi noi non abbiamo notizie di tutti i beni confiscati della città di Fornia? La consigliera Ranucci più volte ci ha detto che bisognava fare un elenco, l'ufficio del patrimonio doveva fare un elenco di questi beni. L'elenco è stato pubblicato sia nel 2021 che nel 2022. Mettiamo mano a questi beni e vediamo che cosa si sta facendo. A questo punto l'appello viene rivolto anche al Presidente, soprattutto al Presidente del Consiglio, l'Avvocato Cardillo Cupo, che ha l'onere di vedere se di controllare lo svolgimento regolare delle commissioni e anche la loro regolare convocazione. Beh, Presidente del Consiglio, ad oggi, a 17 mesi dall'insediamento della vostra amministrazione, la commissione non è stata convocata. Noi aspettiamo una risposta.